In KF3 un certo Antonio Fuoco che correrà in GP3 mica male quest'anno e che fa parte della FDA. 2012 in KZ1 abbiamo visto vincere Marco Ardigò, che è anche il pilota che più volte si è aggiudicato la vittoria finale di questa serie. In KZ2 Jordan Lennox Lamb, Max Verstappen, pensate, in KF2 era il 2012, Max vinceva la KF2 con l'Intrepid TM. KF3 per Calum Illot, ne abbiamo già parlato questa mattina. Leonardo Lorandi nella Mini. 2013 Max Verstappen vince in KZ2, quindi in 2013 Max Verstappen in KZ2 vince la WSK Supermaster Series. Nel 2015 debutta in Formula 1. Pensate un po', fa venire la pelle d'oca il fatto che nel giro di 2 anni dalla WSK questo pilota si sia ritrovato in Formula 1. Merito a lui, merito alla Red Bull barra Toro Rosso, che ha creduto evidentemente nel potenziale del pilota olandese, merito anche un po' al mondo del karting, che evidentemente tanto male non lo ha formato il buon Max Verstappen. I geni erano buoni, quelli di papà Jos e di mamma Sophie Marie, però bisogna dire che anche il karting ha avuto la sua buona quota di formazione del velocissimo Max Verstappen. In KF aveva vinto Dorian Boccolacci Energy TM, Alessio Lorandi in KFJ, Eliseo Martinez nella Mini. Intanto è iniziato il countdown per quanto riguarda la partenza della categoria OK, che avevamo preannunciato. Nel 2014, ripercorrendo appunto le pagine dell'annuario WSK Super Master Series, la Hall of Fame della Super Master Series, Marco Ardigò ha vinto in KZ2, Calum Illot si ripete però questa volta in KF, KFJ Enam Ahmed, poi diventato anche campione del mondo, e nella Mini Nicola Abruzzi. 2015, l'anno scorso, Marco Ardigò di nuovo in KZ2, Niklas Nielsen in KF, KFJ per Clément Novalak, Dennis Hauger nella categoria Mini. Hauger che vedremo più tardi nella OK Junior, a suo anno d'esordio nella categoria superiore rispetto alla Mini, direttamente superiore, una OK Junior che però non l'ha affatto impensierito o intimorito, in quanto bene ha fatto fin da subito, fin dalla Champions Cup, e bene ha fatto anche in questo weekend. Guardo nel frattempo, prima di leggervi la griglia di partenza della OK che vedete qui schierata con i meccanici, perché i motori quest'anno partono a spinta. Un minuto, partiranno fra qualche istante. Stavo guardando rispetto alla prefinale, 5 secondi sull'ordine d'arrivo della prefinale per Felice Tiene, per Hannes Genker, per Sun Yue Yang e per Novalak, tutti per, mi sembra di capire, musetto installato in maniera scorretta a fine gara. Griglia di partenza con Pedro Hildebrand, lo spagnolo velocissimo. Lo spagnolo velocissimo che ha vinto la prefinale beffando in qualche maniera Logan Sargeant in seconda posizione, Tom Joyner e Van Leeuwen in seconda fila, Siemenauer e Wiskal in terza, Nielsen e Bas in quarta, Légeret Etienne in quinta, Lungard e Smoliar in sesta, Lombardo e Lapalainen in settima, Trevisanutto e Maestranz in ottava fila, Verschoor e Genker in nona fila, Brinkman e Sun Yue Yang in decima, Van
Thomas Bale, Jessica Bachmann in undicesima, Ganji Junior e Tonter in dodicesima, Gonzalez e Cohen in tredicesima, quattordicesima per Novalak e Vasile, Wing, Hung e Horn in quindicesima, Hanley e Noami Lel in sedicesima fila, Gall in diciassettesima. Hanley, cosa ci fai là in fondo? Ben Hanley, non ci interessa, ti vogliamo vedere ritornare su e ce lo aspettiamo in questa finale di 20 giri in programma. Ben Hanley ci ha abituati sempre a delle incredibili rimonte, vedremo se sarà in grado di farcela anche questa volta, scusate, mi sono impappinato, se non altro per i colori JB17, quelli di Jules Bianchi, che ci fa piacere che l'inglese porti in pista in ricordo, in memoria di Jules Bianchi. Eccoli che arrivano sul rettilineo di partenza, un altro giro viene indicato dal direttore di gara prima del via. Pedro Hildebrand deve dimostrare di non essere capace di andare forte solo nei primi giri delle gare, di saper portare a termine una gara da vincente, quale sappiamo può essere. Logan Sargeant deve dimostrare invece che è stato solo uno scivolone quello che lo ha portato in seconda posizione nell'arco della prefinale, dopo aver fatto il miglior tempo nelle qualifiche. Prefinale aveva dominato per buona parte della gara, poi a tutto un tratto Hildebrand lo supera, lo precede. Ci è sfuggito il come, il quando, il perché, ma in ogni caso Hildebrand ha chiuso davanti a Sargeant, Joyner e Van Leeuwen. Occhio a Van Leeuwen, che si è azzeccato il setup come nella prefinale, è un po' l'uomo da battere, almeno cronometro alla mano. Si parte, Hildebrand parte bene, male, malissimo, assolutamente male per Logan Sargeant, che finisce fuori. Invece passa indenne Tom Joyner, che si francobolla alle spalle di Pedro Hildebrand, subito mano al carburatore. Poi vediamo un Tony Kart, potrebbe essere quello di Siemenauer, potrebbe, ma dura capirlo dalla distanza. 205, si è lui. Abbiamo Scalo Nielsen, Pete Nielsen a seguire, Lundgaard, Leeuwen, Lundgaard che però viene passato, che è Visca. Attenzione, errore per Tom Joyner in mezzo alla S, capisce aver fatto un errore, si gira. Adesso rivediamo la classifica con Hildebrand, Joyner come si è ridisegnata classifica. In quinta posizione, peccato, Van Leeuwen fuori dai giochi. Hildebrand prende Logan Sargeant, quello che sembrava essere il più temibile per la vittoria finale. Hildebrand davanti a tutti, CRG Parilla seconda posizione, Zanardi Parilla per Tom. Attenzione a carte sinistre, questi materiali al vertice al momento. C'è anche Niklas Nielsen in quarta posizione, uomo di esperienza, mentre Logan Sargeant è ripartito evidentemente, perché sta facendo segnare
il miglior giro dalla 25esima posizione. Hanley è già, attenzione, Ben Hanley è già tredicesimo. Ben Hanley già tredicesimo, 18 posizioni guadagnate sulla griglia di partenza. Nulla cambia invece per le prime quattro piazze, se non che Lungard ha risuperato altri due avversari. Vediamo cosa è successo. Logan cerca la linea interna, i due si scontrano, Logan e Joyner, e qui il testa coda di Martin Van Loomen, che non abbiamo visto se è stato toccato, probabilmente sì, se ci sarà modo di rivedere il replay nuovamente, volentieri. In ogni caso, Logan Sargeant, abbiamo visto, ha chiuso verso destra proprio nel momento in cui Tom Joyner totalmente davanti. Eccolo qui il replay di nuovo, seguiamo Martin Van Loomen questa volta, che sta al centro e poi inizia, vedete, a remare col volante, segno che qualcuno da dietro lo ha toccato. Peccato, peccato, fa dribbling il pilota della Cosmic, ma nulla da fare. Intanto Christian Lungard, miglior giro della gara per Christian Lungard, quinta posizione, adesso lo vedrete sbucare, eccolo lì, la sagoma blu, Energy Corse TM in quinta posizione, fa segnare il miglior giro della gara al momento, mano sulla tendina, Hilbrand però davanti a tutti, davanti a Joyner, davanti a Siemenauer, davanti a Nielsen, che sta ricompattando il terzetto che va dalla seconda alla quarta posizione. Eccoli qua con Hilbrand ancora, con qualche metro nel specifico, se vogliamo tramutarli in secondi, 0.559 di vantaggio nei confronti di Joyner, appunto. Vediamo se Lungard riesce a replicare il giro fatto precedentemente, ha fatto 16.434, bene bene per Lungard, che esce largo, ma comunque non troppo. Miglior giro di Tom Joyner però, nonostante il miglior crono del primo settore per Christian Lungard nella scorsa tornata. Tom Joyner fa il miglior giro della gara e fa anche il miglior crono del terzo settore, 18.309, ruba addirittura un decimo solo in quella porzione di tracciato a Pedro Hilbrand. Hilbrand che quindi sta per essere risucchiato da Tom Joyner, 3 decimi e 10 di vantaggio nella scorsa tornata. Vediamo cosa succede quando saremo sul traguardo. Tom Joyner vicinissimo adesso, si sta trascinando dietro i due piloti della Tony Carter Racing Team, Siemenauer e Nielsen, che non sono lì a fare le comparse, bensì probabilmente puntano non solo a un piede sul podio ma addirittura alla vittoria. E c'è spazio per tutti in questa gara, visto che per tutti e cinque quelli lì davanti, e se i primi cinque iniziano a litigare, vuoi vedere che arrivano anche i Legere, i Viscale e gli Smoliar, che vediamo in sesta, settima posizione. Vedremo, vedremo. Intanto però a fare il giro veloce ci pensa Siemenauer, così a confondere, a mischiare ancora di più le carte, non si riesce più a capire chi va forte in questa fase di gara e chi invece è un po' in rimessa, perché alla fine Hilbrand non sta facendo giri veloci, l'ha fatto Lungard, l'ha fatto Joyner, l'ha fatto Siemenauer, però Hilbrand là davanti continua a rimanerci, 2 decimi e 35 di vantaggio per il pilota spagnolo, che evidentemente sta pensando a una gara sulla distanza, 6 giri quelli percorsi, 7 in questo momento conclusi dei 20 in programma, anche se Joyner ora si fa velenoso alle spalle dello spagnolo. 2 decimi e 19 il vantaggio di Hilbrand, CRG Parilla su Tom Joyner, Zanardi Parilla, poi Siemenauer davanti a quello che possiamo definire il caposquadra della Tony Carter Racing Team, Niklas Nielsen. Quindi applauso già solo per quello che sta facendo a Siemenauer, il francese della Tony Carter Racing Team, che adesso è vicino, vicinissimo al pilota campione del mondo 2013 Tom Joyner. Occhio un po' a Siemenauer, perché mi sembra abbastanza pronto all'affondo, anche se superare Tom Joyner le dura, come si dice, a campo basso. Curva 1, stretta per Siemenauer, ci prova quasi a buttare dentro il muso, nulla da fare, Nielsen rimane a guardare lì tranquillo come uno spettatore Rai, quelli che hanno un posto in prima fila, in realtà lui è in quarta posizione, adesso alle spalle sente il rumore del monocilindrico TM della Energy Corse, il monocilindrico che sta spingendo a ridosso di Nielsen proprio il buon Christian Lungard. Nielsen salta sul cordolo all'interno, qui qualcosa deve succedere perché non potranno andare in parata fino alla fine i piloti, i cinque piloti
parliamo di Ilbrand, Joyner, Simenauer, Nissen e Lungard, che vedete qui inquadrati, quindi gara veramente senza fine, non avremo tregua fino all'ultimo. Joyner all'interno, passa e sorprende forse un po' Ilbrand, che non si aspettava un attacco così, diciamo, precoce rispetto alla fine della gara. Aveva sentito il motore Parilla, suo gemello, alle proprie spalle, ma probabilmente non credeva nell'attacco del cugino di colori, perché ricordiamo che alla fine Zanardi è sempre made in CRG. Arriva l'affondo anche di Nielsen nei confronti di Simenauer, e attenzione a Christian Lungard, che di solito in questa occasione, nonostante sia un esordiente di categoria, non ci mette molto a superare, a farsi spazio. Di conseguenza attenzione a quello che combina Lungard da qui in avanti. In quinta posizione potrebbe affrontare Simenauer, portarsi appunto in quarta posizione e cercare di farsi trainare da Nielsen verso un ipotetico podio. Ilbrand adesso da carota a invece da preda a predatore, diciamo così. In seconda posizione arriva l'affondo anche bello bastardello su Simenauer di Lungard, in quella curva dove solo Lungard sa come si fa a superare, e invece ci è riuscito. Rivediamo il replay. Che azzardo, mamma mia, da che distanza, neanche fosse una punizione di Roberto Baggio. Che numero per Lungard, che ci ha creduto, e probabilmente gli si sono strette un po', come dire, no, le preoccupazioni, facciamo così, nella fase di sorpasso. Guardate che scivolata, due ruote sul cordolo, e Simenauer ha dovuto dire solo prego, passa, non so che fare, non so dove mettermi. Si è infilato Christian Lungard, adesso sa che ci sono ancora 8 giri e mezzo per arrivare al termine di questa gara e per arrivare a ridosso dei primi tre che sembrano voler fare gara a parte. Occhio un po' largo Lungard, forse un filino in difficoltà in questo tratto, di nuovo largo. In ogni caso davanti Zanardi, CRG, Tony Kart, Energy e poi un altro Tony Kart. Pensate, intanto Felice Tiene, grande gara di Felice Tiene, aveva fatto segnare anche il giro veloce e ce lo ha ancora, 47-275, occhio a Ilbrand che potrebbe essersi fatto tirare per questi giri centrali della gara e ora magari vuole puntare a tirare la zampata. Però non è facile fare strategia quando, ok, sei in seconda posizione, puoi stare lì a guardare, a studiare l'avversario, ma poi in realtà di avversario ne hai anche uno alle spalle, quindi di strategia se ne può fare poca, ben poca, perché se stai troppo lì a guardare, aspettare di capire quando è il momento buono per superare chi ti precede, poi magari chi ti segue invece è più svelto in questi ragionamenti e ti passa sulle orecchie. Nielsen ancora aggressivo sul cordolo, gira stretto, probabilmente cerca il varco, anche se non è il momento. Adesso è veramente una partita a scacchi quella per i piloti in pista, a scacchi vissuti però a 100 all'ora, anzi di più, perché sicuramente superiori sono le velocità su questo circuito. 7 laghi kart di Castelletto di Branduzzo, arriva l'affondo di Nielsen, ve l'avevo detto che alla fine star lì a guardare troppo al balcone e poi qualcuno ti dà una spintarella e ti butta giù, e Nielsen è passato, adesso in seconda posizione, sta costruendo quella che potrebbe essere una vittoria, chi lo sa. Intanto vediamo il replay con Nielsen che mira dritto alla corda senza freni anteriori, lo ricordiamo perché non ci sono più. Ilbrand lo vede passare e non può far nient'altro che fare l'inchino alla mossa del pilota danese della Tony Kart, pilota danese della Tony Kart che già ha vinto un paio di volte questa serie, la WSK Supermaster Series nell'anno di esordio di questa serie nel 2010 e poi anche l'anno scorso. Non vuole farsi mancare il trisse, infatti arriva la l'attacco a Tom Joyner, che risponderà subito, nulla da fare, bravissimo Nielsen a chiudere. Si infila anche Ilbrand, si pasticcia un po' alle spalle di Nielsen, che evidentemente vuole mettere il primo mattoncino per la vittoria del terzo titolo, ma è presto ancora, siamo solo al primo round. Intanto grande la regia che ci ripropone il sorpasso felino
di Nielsen. Joyner rimane un po' così con la faccia della mucca che guarda passare il treno, e Joyner perde terreno perché è passato anche Christian Lungard, quindi Joyner un po' in botta, come dicono gli adolescenti, un po' sorpreso e un po' abbattuto dalla tempesta di sorpassi che ha subito. Quindi ricapitoliamo: Nielsen, Hilbrand, Christian Lungard. Christian Lungard già salito sul podio in occasione della WSK Champions Cup, terzo gradino del podio, vuole forse riconfermare almeno la sua presenza al vertice nella categoria. Ok, sapete bene che nel karting, per capire i grandi talenti, non serve, non basta contare le vittorie, non è sufficiente per individuare i talenti. Per individuare i talenti bisogna andare a beccare quelli che con costanza, continuativamente, riescono a piazzarsi lì nelle posizioni di vertice. E se Christian Lungard riesce a mettersi in terza posizione anche questa volta, potrebbe essere l'uomo che vuole dimostrare di essere il talento del momento, ovvero uno di quelli che pioggia, sole, Castelletto di Branduzzo, Adria, quello che ti pare, però è là davanti a conquistarsi un terzo posto. Quei piloti che quando arriva il via della finale, in una maniera o nell'altra, là davanti ci vanno a finire. Non a caso dei piloti qua davanti, Nielsen, Hilbrand e Lungard, l'unico che era sul podio anche alla WSK Champions Cup è proprio dal momento. Però stiamo parlando di situazioni future, perché mancano due giri e mezzo al termine. Joyner un pelino in difficoltà nei confronti di Simenauer, che è lì, che non ci crede neanche di essere lì, e probabilmente vuole andare a prendersi quell'altra posizione. Infatti arriva l'affondo su Joyner, che poi esce più stretto, ma nulla da fare, non c'è modo. Nielsen intanto ha preso e se n'è andato, si è guadagnato il suo bel mezzo secondo di vantaggio, 6 decimi e 66 per la precisione. Lungard non ha smesso di sognare, non ha smesso di sognare il secondo posto. Attenzione, perché sul traguardo sono 4 i decimi di svantaggio di Lungard nei confronti di Hilbrand. Dura dura per Lungard recuperare, soprattutto superare uno come Hilbrand, però tutto può essere. Chiocciola, un giro e mezzo al termine, primo dei tornanti. Lungard sembra veramente lanciato con la fionda, va oltre il cordolo quasi a sfruttare tutta la pista in uscita dal primo tornante. Vediamo che si sta avvicinando un giro al termine, un giro al termine, signori. Dal colpo d'occhio attuale non sembra ci possano essere capovolgimenti di fronte o cambiamenti di posizione per quanto riguarda le prime 5 posizioni, mi viene da dire. Però tutto può essere nel karting. Seguiamoli. Nielsen ha guadagnato 7 decimi e 28, gara perfetta per il danese, che è riuscito a dare il meglio quando questo conta, ovvero nella finale. Si è costruito una gara perfetta e adesso è lì davanti a tutti, a due curve dalla fine. Seconda posizione per Pedro Hilbrand, mattatore della prefinale, adesso invece ad inseguire, a proteggersi quasi da Christian Lungard, terzo, e così concludono. Nielsen davanti a Hilbrand, Lungard, Simenauer, Joyner, Tiene, Smoliar, Wiskal, Lombardo, Junker. 20 posizioni guadagnate per Ben Hanley, undicesimo, poi Legere, Brinkman, Bale, Novalak, 12 posizioni guadagnate per Novalak, Tonteri, La Palainen, 17esimo, Noah Milel, 14 posizioni guadagnate sulla griglia di partenza per Milel, 18esimo, Sun Yue Yang, Logan Sargeant, peccato, veramente peccato per Logan Sargeant, che vediamo qui in questo istante. Il contatto che mette fuori gioco, due contatti distinti che mette fuori gioco, e lo messo. Joyner va al comando, Nielsen supera Simenauer e la stessa cosa fa il buon Christian Lungard, affamato di podio. Nielsen supera anche Pedro Hilbrand, se porta in seconda posizione non è abbastanza. Nielsen supera anche Tom Joyner e va in testa e chiuderà il
riscalando la classifica, Lundgaard, Hildebrand e Nielsen. Veramente applauso, mega applauso per Nielsen sicuramente, Hildebrand che finalmente vediamo concreto, consistente fino alla fine di una gara, di una finale, e non rapidissimo solo nei primi 7-10 giri per poi sciuparsi via nell'arco dei restanti 10 giri solitamente di una finale. E poi incredibile gara di Christian Lundgaard, va detto, il pilota più costante al momento, sono solo due gare per carità, però dall'inizio del campionato, terzo ad Adria, terzo anche qui a Castelletto di Branduzzo. Lo so che parliamo di due serie ben distinte, la WSK Champions Cup e la WSK Supermaster Series che stiamo affrontando in questo momento, però va detto che il livello professionale, il livello prestazionale è identico assolutamente per quanto riguarda le due serie. Di conseguenza, bravo, applauso vero per Christian Lundgaard che di rabbia, mi viene da dire, riesce a aggrapparsi al terzo gradino del podio, a metterci ben saldamente due piedi sopra. Poi Siemenauer, dicevamo, in quarta posizione, bene al vertice il francese. Joyner chiude peggio di come probabilmente si poteva immaginare lui prima della partenza e di come ci potevamo anche immaginare noi, onestamente. Felice Tiene, che rimonta e risale e fa segnare anche il giro veloce della gara, mi viene da dire, vediamo se riesco a confermare a monitor, 47.275, e come no. Caspita, 47.275 quando invece Nielsen ha fatto 47.494 e Hildebrand, per dire, il suo compagno di squadra, 400.608. Però evidentemente una partenza alle retrovie non ha facilitato Felice Tiene. Poi Smoliar, Viscal, Lombardo, Jenker per quanto riguarda la top 10 di questa categoria. Ok, che archiviamo. Classe ok che archiviamo, anzi aspettiamo qualche istante a archiviarla visto che c'è ancora il podio. Diamoci un attimo di tempo, di tregua, giusto il tempo per andare a vedere magari, lo sapete cosa, l'ordine d'arrivo delle due prefinali della OKJ, così riusciamo a capire se qualcosa è cambiato rispetto all'ordine d'arrivo delle due gare, ci sono state delle penalizzazioni. Eh sì, è stato penalizzato Ulysse Depot e intanto vengono chiamati però i piloti sul podio. Lundgaard terzo classificato, Energy Corse TM, grande gara mi viene da dire per il pilota di Michele Panigada. Pedro Hildebrand, da capire se è più contento o scontento per il secondo posto, io sarei molto contento. E Niklas Nielsen, giustamente festeggiato dai piloti che lo hanno preceduto sul podio. Niklas Nielsen ha fatto la gara perfetta, bravissimo, per il piacere del proprio team, il Tony Kart Racing Team, il Tony Kart Vortex, il materiale, si parlano Nielsen e Hildebrand. Trofeo per lo spagnolo che forse alla vittoria ci ha creduto, ma con uno schiacciasassi come Nielsen oggi c'era poco da fare, veramente poco da fare. Inno nazionale danese.
tutto meritato l'applauso per Niklas Nielsen, Pedro Hildebrand, Christian Lundgaard che abbraccia i suoi avversari, quanto mai amici quando arrivano dietro, quanto mai graditi.